Il lavoro è il tema centrale di questo programma che parla di botteghe, scuole, maestri e artigiani. Il nostro è un lungo viaggio a tappe alla scoperta della nostra terra, del suo lato buono, vero, genuino, autentico. Ben ritrovati, in questa puntata siamo andati a Petritoli a scoprire l'arte dell'intreccio. La moto parcheggiata in bottega, all'angolo delle freccette per liberare lo stress, la foto della figlioletta sulla scrivania per liberare tutta la creatività dell'autentico di oggi che è Andrea Ribichini, un uomo capace di accontentare le donne. Vedremo come fa, ma intanto andiamo a vedere come liberano la creatività e danno vita a nuovi progetti gli studenti. Dal progetto MICAM è stato anche molto importante l'ambito sociologico, cioè il rapporto tra compratore e cliente che si scaturisce al momento della vendita del prodotto e quanto la diversità dei clienti che vogliono comprare il Made in Italy, che è molto importante nel mondo ed è una garanzia. Come ogni anno la scuola ci dà questa opportunità. Quest'anno noi del terzo abbiamo realizzato uno schiaccialattine, è un cilindro che serve per ridurre il volume di una lattina quando viene gettata. Abbiamo visto che col nostro lavoro si può fare tante cose. Questo studente ci parla del rapporto necessario che si deve creare ogni volta tra acquirente e compratore. È proprio questo rapporto che è riuscito a curare nei minimi particolari Andrea Ribichini, l'autentico che oggi andiamo a conoscere, perché nella sua arte di intrecciare le borse Andrea riesce davvero a rispondere a tutte quelle che sono le esigenze importanti, fondamentali, difficili delle donne. Vediamo come fa. Ok, questa è la forma più vecchia, una delle prime sostanzialmente. Questa praticamente è ricavata su pieno, carteggiata e lavorata manualmente. Nel 2009 circa ho iniziato la mia prima borsa da solo, dove mio padre mi diceva addirittura: stai sbagliando, non va fatta in quel modo lì. Invece lì c'è stato un piccolo battibecco tra me e lui, dove io mi ero impuntato a farla e lui mi diceva di no. Lì è nato il modello di punta che vendo tantissimo. Quello è stato il primo modello che ho fatto da solo e è diventato proprio, diciamo, l'icona della mia attività. Mio padre ha iniziato negli anni 70 a fare borse e poi sono subentrato io. Sostanzialmente lui è andato in pensione, ma comunque precedentemente lui mi ha aiutato, mi ha imparato, mi ha insegnato il mestiere. Tantissime persone mi chiama come l'artigiano dell'intreccio oppure mi vede sulla borsa come Ribichini, che sostanzialmente sto cercando di lanciare questo marchio, il mio cognome, perché l'artigiano dell'intreccio è il nome della ditta, mentre Ribichini è il mio cognome proprio. Quindi mi piacerebbe far conoscere il mio prodotto come le borse Ribichini. La borsa è una trafila molto molto lunga, nel senso io normalmente vado a Santa Croce sull'Arno a comprare il cuoio al naturale, quindi non colorato, sostanzialmente ancora da lavorare, dove la conceria fa solo una prima finitura, al che la compro in quello stato lì, poi la tingo, gli do le finiture, eccetera, eccetera. Deve essere tagliata a strisce, quindi una volta tagliata a strisce deve essere spessorata, stondata, dato il lucido, il fissativo e tutto il resto, che è una trafila molto lunga, perché vedendo la borsa in sé, una borsa intrecciata, dici sì, ok, una borsa intrecciata, perfetto. Ma realmente prima c'è una trafila molto molto lunga, di tanta pazienza. Io normalmente lavoro per alcuni marchi famosi e non. Oltre a lavorare per loro, vendo anche a clienti privati, che ne ho tantissimi. Ma maggiormente il 90% del mio tempo lo spendo per questi marchi. La borsa deve essere intrecciata su forma. Disegno e realizzo direttamente. Una volta che io disegno un nuovo modello, devo creare la forma a quel modello che ho disegnato. Dopodiché, fatta la forma, inizio a pensare a come realizzarla. Sono un papà. La grande ha 3 anni e il piccolo ha 7 mesi. La grande si chiama Simona.
Il piccolo si chiama Nicolò, ma la grande quando viene qui dentro si diverte in una maniera spaventosa. Prende qualsiasi cosa, ci gioca, mi dice babbo voglio fare anch'io, ti aiuto. È bello perché comunque un figlio ti dà gioia a prescindere. Mia moglie è quella che praticamente fa da testa, o meglio ogni nuovo modello che io realizzo, lei lo testa. Allora lo testa sia in portata, quindi in quantità di roba da metterci dentro, sia in durata. Una volta che supera il test di mia moglie, perché ogni fanciulla nella borsa ci tiene qualsiasi cosa, quindi deve essere resistente e duratura. Quindi lei, una volta che ha testato questa borsa, io la metto in produzione. Da Petritoli adesso spostiamoci ancora un pochettino più verso l'entroterra, verso la montagna, andiamo a conoscere un paese che è un autentico gioiello, incastonato sulla Valle dell'Aso, a metà strada tra i Monti Sibillini e il mare Adriatico, è Montelparo. Montelparo davvero è un comune stupendo, il comune delle sette chiese, il comune del museo degli antichi mestieri ambulanti, un comune ferito dopo il terremoto, un comune che sta cercando di rialzare la testa e ce la sta mettendo davvero tutta, il sindaco Marino Screpanti. Andiamo a conoscerlo. Benvenuti, siamo qui a Montelparo su questa bella terrazza. Di fronte a me i Monti Sibillini, alle mie spalle l'ostello comunale che purtroppo dal fatidico 30 ottobre è chiuso con molti danni, e questo per noi era il fulcro di tutte le associazioni dove magari venivano fatti tutti i camp scuola ed era modo di lavoro per alcuni ragazzi dell'associazione e per tutte le attività culturali che vi erano, dal Chiostro d'Oro a tutte le altre manifestazioni che vi erano all'interno. Noi oggi ci troviamo in una situazione dove tutte le chiese sono chiuse, il comune è stato spostato, noi speriamo che l'anno prossimo si riesca a riaprire qualcosa, soprattutto la chiesa parrocchiale San Michele Arcangelo, dove c'è anche il museo dei mestieri ambulanti, il museo delle biciclette. Per noi è un punto di riferimento turistico. Ma la nostra ripartenza, diciamo, è dovuta alle nostre attività produttive di Montelparo, dal Casale Vitali alla produzione Mercuri di pomodori, marmellate, la golosa di Curi, il miele di Marini, Castelluccio, il vino cotto, insomma sono loro che danno questa spinta economica e grazie a loro e a tutta l'enogastronomia turistica che ci fa ancora vivere questi bellissimi borghi. Di storia da raccontare ce n'è davvero tanta in questo comune a Montelparo. E prima del terremoto questa storia la raccontava ai turisti la guida turistica Beatrice Screpanti. Speriamo che Beatrice possa tornare presto a raccontare la sua Montelparo ai turisti. Intanto ascoltiamola noi. La storia di Montelparo è una storia molto molto antica. Infatti qui nel 1929 sono state rinvenute delle necropoli picene. Andando avanti nel tempo vediamo la presenza longobarda qui a Montelparo a cavallo tra il VII e l'VIII secolo. Infatti si pensa che proprio il paese sia stato fondato da un principe longobardo di nome Il Prando e da qui il nome Montelparo. Andiamo avanti con i secoli, arriviamo al 1215 quando Montelparo diventa libero comune sotto il prelato dell'abbazia di Farfa. Infatti in un paesino qui vicino si stabiliscono i Farfensi, paese di Santa Vittoria in Matenano che è questo qui di fronte. Montelparo vive il suo splendore in periodo rinascimentale nel 1500 con la salita al soglio cardinalizio di Gregorio Petrocchini, il cardinal Montelpare. Montelparo diventa anche un fondamentale luogo di preghiera e di anche nascita di moltissimi conventi. Il più recente è il convento di Sant'Agostino che ha avuto vita fino al 1863.
Facendo uno strappo alla regola, vorremmo chiudere questa puntata con l'immagine plastica di questa bicicletta in miniatura, in realtà il ferro del mestiere degli sciuscià, di quegli scugnizi, dei bambini, di quei mestieri realizzati da questi piccoli che andavano in bicicletta per le vie di Napoli e pulivano le scarpe ai signorotti subito dopo la guerra.